Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo in cui andrò ad assaggiare ben tre tipi particolari di Fanta che si trovano generalmente all'estero ma che sono riuscita a scovare qui in Italia. Li leggete anche dal titolo, ma vi ricordo che se siete interessati più ad un gusto in particolare trovate qui sotto sulla timeline il modo per spostarvi nel punto giusto in cui comincio l'assaggio. Bando alle ciance, però cominciamo subito con il primo gusto, che è quello che dovrebbe essere un pochino più tra virgolette normale, e che è la Fanta al limone. Vi faccio vedere come al solito la confezione, la lattina. Ovviamente, come potete vedere, il logo rimane lo stesso, non so da dove arrivi perché non riesco a riconoscere la lingua che c'è sulla confezione. Non è tedesco nonostante sia appunto distribuita da una società tedesca, ma abbiamo comunque sia l'etichetta con le indicazioni in italiano e appunto è semplicemente una bevanda al gusto di limone. Mi aspetto una roba molto simile alla limonata. Andiamo ad aprire, poi recupero il mio bicchierone e assaggiamo. Eccoci qua col bicchiere, andiamo a versare, ovviamente è praticamente una limonata, ne metto poca perché ho anche le altre due da fare e come vedete per l'appunto non penso sia anche l'odore è quello di una limonata. Assaggiamo. Ovviamente sa di limone, è un po' più acida rispetto a quello che mi aspettavo. Mi aspettavo più una limonata tendenzialmente al dolce, quelle a cui sono abituata, però ammetto è un po' più acida rispetto al normale, quindi magari per l'estate è ottima, bella rinfrescante. Passiamo al prossimo. Secondo gusto, anche in questo caso so già forse un pochino cosa aspettarmi perché è la Fanta Exotic con questa bella lattina verde. Vi faccio sempre vedere la lattina, come vedete appunto Fanta Exotic, anche in questo caso distribuita dalla stessa azienda tedesca, e dagli ingredienti vedete che all'interno ci sono arancia, frutto della passione e pesca. Quindi andiamo ad aprire e ad assaggiare. Sa molto di pesca come profumo. Andiamo a versarla. Ok. Oh, wow. Decisamente mi aspettavo qualcosa di un pochino più tendente all'arancio, piuttosto che, vedete, questo colore veramente color pesca proprio. Bello rosa tendente al rosso. Assaggiamo. Gusto davvero molto molto particolare, anche qui non è troppo dolce pur avendo la pesca si sente forse un po' poco rispetto al tutto l'insieme degli altri gusti, è giusto un retrogusto giusto in fondo, giusto alla fine, però in ogni caso buonissima. E passiamo quindi a quella che più mi interessava delle tre bibite Fanta, ovvero questa qui, lattina rossa, la Fanta Fruit Twist. In questo caso vi faccio vedere sempre la lattina e ci sono all'interno arancia, pesca, mela e frutto della passione. È prodotta in Inghilterra, in Gran Bretagna, e distribuita da un'azienda milanese, quindi probabilmente è quella un pochino più facile da trovare in Italia. Andiamo ad aprirla, a sniffarla e anche ad assaggiarla poi. Ok, questa sa proprio di arancia in realtà, secondo me. Ok, versiamola. Ok, come vedete non si discosta molto, me l'aspettavo forse questa un pochino più rossa, mentre quella precedente, quella Exotic, più aranciata, forse diciamo come colori potrebbero starci bene scambiati. Assaggiamo. Questa
Questa è molto molto più dolce rispetto alle altre e si sente molto anche la mela, più che altro. Anche in questo caso la pesca è semplicemente un retrogusto, il resto dei gusti secondo me non spiccano rispetto appunto a mela e pesca. In ogni caso, buona. Quindi ragazzi, secondo me sono tutte e tre buone, la migliore, almeno per mio gusto, è quella al limone, un pochino più acida rispetto alle limonate normali, diciamo così, e quindi merita secondo me di essere almeno assaggiata. Magari quando farà un pochino più caldo, bella ghiacciata è l'ideale. A pari merito, almeno secondo me, le altre due, con leggermente una preferenza per quella exotic, mentre quella fruit twist secondo me non è proprio il massimo, ma comunque sia se la giocano appunto exotic e fruit twist. Spero che il video vi sia piaciuto, il piede sta meglio e se volete vedere l'assaggio di un'altra Fanta vi lascio il video che compare qua sopra, è quella con la latina viola all'uva, davvero interessante. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se l'avete assaggiata e se avete trovato qualche altra Fanta particolare, fatemelo sapere in un commento qui sotto e se siete arrivati fin qui inserite nel commento anche questa emoji che comparirà qua sopra. Vi ricordo che in descrizione ci sono anche i link a tutti i miei social, tra le varie cose in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!